sono Boris Landoni, responsabile tecnico della Futura Elettronica. Come Futura Elettronica abbiamo tutta una serie di prodotti legati al mondo IoT, embedded IoT, che abbiamo sviluppato proprio per rendere più agevole possibile l'utilizzo di questa tecnologia a chiunque. E nella fattispecie abbiamo realizzato questa piattaforma chiamata Fiscino, questo nome curioso per indicare tutta una serie di periferiche integrate in un'unica scheda. In particolare abbiamo il modulo Wi-Fi, una SD card che permette di memorizzare i dati, quindi fare anche data logging, un microcontrollore programmabile secondo la piattaforma Arduino, quindi veramente semplice da utilizzare, e abbiamo anche uno slot per una batteria al litio che permette di utilizzare questo dispositivo non solo per il mondo embedded IoT ma anche per il wearable, quindi nessuna connessione di alcun tipo col mondo esterno, in quanto abbiamo appunto il wireless e la batteria. Uno lo mette in tasca e può iniziare a memorizzare i dati, salvarli su SD card per poi pubblicarli immediatamente o quando lo richiede il dispositivo su Wi-Fi. Come questo dispositivo ne abbiamo anche altri realizzati secondo la stessa logica ma con un form factor differente per legarsi poi al mondo Arduino, quindi al mondo dei maker, per chi vuole sviluppare applicazioni e nuove tecnologie. In questo caso questo è un Fiscino 32 che, oltre ad avere un microcontrollore a 32 bit, ha anche un codec audio e vediamo sempre il sistema Wi-Fi, batteria, SD card e anche una real time clock che permette di mantenere vivo il sistema dell'orologio anche in assenza di alimentazione. Come questi dispositivi abbiamo anche tutta una sensoristica che è stata poi sviluppata direttamente da noi. Parliamo di sensoristica molto particolare, ad esempio questo è un rilevatore di fulmini, quindi anche a distanza di chilometri in grado di dirci per tempo se sta arrivando un temporale. Abbiamo sensoristica classica di pressione, o per esempio questo è l'ultimo presentato che abbiamo presentato anche sulla rivista Elettronica In, è un sensore di terremoti. Purtroppo in questo caso diventa molto utile in questo periodo. È un sensore sviluppato in collaborazione con Omron, in grado di rilevare i terremoti e anche darci praticamente l'intensità di quello che è l'evento. Sensori per esempio che sviluppiamo sono anche questo, è un energy meter sviluppato intorno a un microcontrollore della Microchip, è in grado di darci tutta una serie di dati su quello che è i dati elettrici, quindi tensione, corrente, cost fee e così via. Tutta questa serie di prodotti poi li presentiamo e li pubblicizziamo sulla nostra rivista appunto Elettronica In, dove ogni mese vengono presentati i vari progetti che noi appunto sviluppiamo o direttamente o con i nostri collaboratori e che siamo anche in grado di personalizzare per i nostri clienti. Grazie a tutti, arrivederci.